Bentornati nel mio canale, oggi un secondo piatto leggero, saporito e con ripieno filante. Per prima cosa sbollentiamo mezzo chilo di betoline e le insaporiamo con olio d'oliva, sale, pepe e parmigiano. In una pirofila mettiamo olio d'oliva, pepe, sale e passiamo i filetti di spigola già sfilettati ed eliminato le spine nella zona del ventre. Se non sapete farlo, fatelo fare dal vostro pescivendolo. Ora imburriamo 4 pirottini in alluminio e disponiamo i filetti di spigola già insaporiti. La pelle la mettiamo verso l'esterno e il ventre verso il basso. Ora disponiamo le bitoline insaporite. Poi mettiamo scamorza affumicata a cubetti, alternando così gli strati fino al quasi totale riempimento. Ora infine mettiamo del sale e aggiungiamo anche, se vi è rimasto, dell'olio che avete insaporito i filetti. Andiamo a cuocere in forno preriscaldato, ventilato a 160-170 gradi per 12-15 minuti. Potete servire questi turbanti di spigola con patate al vapore o lessate in acqua acidulata. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, vi lascio gli ingredienti scritti nell'info box, lasciami un like e un commento e iscriviti al mio canale se non sei ancora iscritta. Ciao e alla prossima ricetta!